questa su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi qui su Arte per te comincia una nuova serie di video dedicati ai party, alle feste, alle cerimonie. Da questo momento in poi su Arte per te ci sarà anche questa rubrichetta in cui vi farò vedere dei bigliettini, delle bomboniere, delle soluzioni creative per rendere alternative, belle, creative, fantasiose tutte le vostre cerimonie. Cominciamo subito con una cosa che comunque ho fatto per me, cioè la festicciola di compleanno di Poti. L'intento di questa rubrica è quello di far fare una festa che, se tutta acquistata e non autoprodotta, sarebbe lussuosissima con un budget limitato. Quindi feste bellissime a budget abbastanza contenuti. Ovviamente ci sono soluzioni più economiche del comprato, magari le bomboniere al tutto un euro e via discorrendo. Però quello che voglio fare con questa rubrica è proprio creare un'alternativa homemade, fatta in casa, alle feste quelle che si vedono in TV, sapete, quei party organizzati molto all'americana, quei party curati in ogni minimo particolare. E allora cominciamo subito, vi faccio vedere come ho organizzato una semplicissima festa di compleanno per Enzo. Vi dico subito che però la festa di compleanno per Enzo sarà una festa che verrà organizzata a scuola, in classe. Enzo è ancora piccolino, compierà 3 anni, e quindi non ho voluto organizzargli una festa in casa o una festa in un luogo tipo una ludoteca, perché ancora i bimbi non hanno un'età tale da potersi divertire appieno. Sarebbe stato per me soltanto uno spreco di denaro, i bimbi non si sarebbero divertiti, sarebbe stato un convivio per i genitori più che altro, e così ho preferito lasciarli a scuola, già che la scuola di Enzo dà la possibilità di festeggiare in classe durante l'orario scolastico. E quindi il tema della festa sarà la scuola e gli aerei. La scuola perché è a scuola, e gli aerei perché appunto è il sogno proprio di Enzo, è l'aereo. Ogni volta che vedo un aereo, oh, un aereo, noi andiamo puntualmente a vedere gli aerei all'aeroporto. Lui ha 12 miliardi di aerei, quindi quale miglior tema per la festa di Enzo? Oggi creeremo insieme i bigliettini di invito per la festa. Guardate con un po' di fantasia, molta carta e un po' di scotch cosa si riesce a creare per i vostri piccolini. Ed ecco l'occorrente per preparare la card di compleanno per Enzo. Tema della festa, gli aerei. E allora, questa sarà più o meno molto modificata, perché non ci sarà questo, l'interno sarà molto differente, la card di compleanno che andremo a fare assieme. Quindi dovremo fare tutti i singoli pezzi e assemblarli in un'unica card. Naturalmente è un biglietto che, acquistato, avrebbe un prezzo molto alto, quindi questo tutorial è per una card che, acquistata, sarebbe veramente costosa e che homemade ha prezzi contenuti. E allora, innanzitutto quello che ci occorre è un buon programma al PC per fare le scritte, gli interni. Vi faccio vedere cosa intendo. Per l'interno, io, tramite il programma PicMonkey, ho fatto l'interno del bigliettino. Allora, ne ho posizionati 4 in un foglio A4 e ho portato a stampare il file dal tizio che mi fa le fotocopie abitualmente, perché mi costa molto molto meno che non stamparmelo in casa. Se avete la stampante, fatelo, ovviamente, tanto per 25 bambini io ne ho stampate 7 pagine, no? Poi ho fatto qualche bigliettino in più. Però, ripeto, dal tizio delle fotocopie, tutto quello che vedrete stampato oggi mi è costato 80 centesimi, quindi 5 fogli di questi che poi andrò a ritagliare, che ritaglieremo insieme. Io già la maggior parte ovviamente li ho ritagliati, festoni che verranno attaccati all'aereo, che ho qui già belli e ritagliati e che ho stampato in A4, così, quindi con un solo foglio ho fatto tutti i festoni che mi interessavano. Poi ritagliando vedrete che
verrà fuori la striscetta che mi interessa e che poi obliterò con la fustellatrice. Poi ci occorrono ovviamente un paio di forbici e facoltative delle forbici a taglio differenziato, cioè per esempio questa ha questo taglio a mo' di bordo di francobollo, ve lo faccio vedere da questo taglio qui. Poi cosa ci occorre? Dello spago, ecco qua, una matassa che ho preso a poco più di 3 euro al brico e non consumeremo neanche tutta. Poi del cartoncino in formato A4, ma potete prenderlo anche in formato 1 x 50 m e poi ritagliarvelo voi, le scritte di cui vi dicevo prima, il protagonista, cioè l'aereo, ecco qui, che io già mi sono fatta in tante copie, tutto fatto a mano. Ora vi faccio vedere come lo farò, basterà prepararne uno, poi gli altri verranno a mo' di catena di montaggio. Infatti questo video dovrà servirvi proprio per imparare come fare le grandi quantità con meno tempo possibile, quindi questi 5 che mancano li faremo assieme. Uno scotch spessorato, uno di questi scotch biadesivi con un certo spessore, hanno una spugnetta che fa sì che le cose appiccicate siano staccate dal supporto su cui le appiccicate, lo vendono in tutte le cartolerie. Una fustellatrice per buchi rotondi, semplice. Una penna tipo tratto pen. Io uso i Copic, ma ce ne sono di diverse marche di questi pennarelli che hanno una punta un po' più morbida. Comunque, anche qualsiasi pennarello a spirito andrà più che bene. Quindi dei pennarelli a spirito, diciamo così, abbreviamola. E una colla stick, anche se non è di mini, va bene lo stesso. Ovviamente una matita. Della carta da scuola, io ho preso quella con le righette della prima elementare in modo da fare il fuori a righe e il dentro a quadretti e differenziare un po', perché la festa di Enzo si tiene a scuola, quindi ho legato il tema aerei al posto dove appunto si svolgerà la festa. Un bel cartoncino bianco di qualunque tipo, poi del cartoncino ondulato facoltativo, anche qua può essere anche carta velluto, tutti questi materiali sono intercambiabili. Cominciamo subito col disegnarci la sagoma di un aereo, che io comunque ho già disegnato precedentemente. Vi faccio vedere come lo disegno io. Io faccio così, la codina la alzo, abbasso, poi tendo giù il musetto, a metà esco l'ala e poi congiungo. Voilà, questa è la sagoma del mio aereo, poi tendo a fare sempre la punta, il vetro per i piloti e gli oblò. Mi piace caratterizzarlo con le lineette e poi faccio partire anche una banda laterale che rallegra un po' tutto l'ambaradan. E questo è il mio aereo bello e pronto. Non vi preoccupate, lo so che l'ho disegnato e l'ho fatta molto facile. Voi lo troverete questo già bello e pronto sulla mia pagina Facebook nell'album fotografico I parti di arte per te, e troverete la foto con il titolo Sagoma per bigliettino aereo. Ecco qua. Poi naturalmente questo cosa facciamo? Lo ripassiamo tutto con la tratto pen. A questo punto io questo lo lascio così, così poi ve lo fotografo e lo metto sulla pagina Facebook. Ho già pronto l'altro, guardate come l'ho ritagliato, vedete che qui c'è il tratto pen, ho lasciato circa 2 mm di spessore oltre il tratto pen. È come ritagliare sbordando un po', penso che sia intuibile, no? Quindi ritagliate stando larghi rispetto alla linea e mantenendo sempre la stessa distanza. Fatto ciò, abbiamo la sagoma. Su questa sagoma facciamo tutti gli altri aerei, come ho fatto questi in serie. Molto semplice. Si prende l'aereo, lo si poggia. Io qua già le ho sagomate, le ho disegnate. Vi faccio solamente vedere come ho fatto per farvi vedere che il processo per intero è semplicemente si fa il bordo esterno, ok? Si ricalca tutto così. Ta-da! Ecco, spero lo vediate. Quindi si prende la tratto pen,
I miei aerei, tra l'altro, sono tutti diversi perché, essendo fatti così a mano uno a uno, c'è chi ha 5 oblò, c'è chi ha 6 oblò, insomma, sono tutti differenti perché tutti fatti a mano. Ma questo è anche quello che mi piace. Adesso prendiamo i colori. I colori che ho scelto per i miei aerei sono il grigio, l'azzurro e il rosso. Ho due grigi, uno chiaro e uno scuro, un azzurro e un rosso. Se avete un solo grigio, ripassate due volte quello chiaro. I Copic sono belli perché vanno molto per sovrapposizione. Allora, facciamo le punte, ovviamente. Faccio a catena, quindi faccio prima tutto un colore, poi diamo una passatina, guardate, solamente lì dove c'è la linea nera che si allarga verso il basso, così. Una sorta di virgolina. Ok. Adesso l'azzurro, non lo diamo intero così a campata unica, ma lasciamo bianca il triangolino di sopra, visto? In modo da simulare una sorta di riflesso. Non dovete essere molto ordinati in tutto ciò. E poi anche negli oblò non coloriamo tutto, lasciamo bianca un po' la parte, lo spicchio superiore, ma di poco, così, vedete? Adesso col rosso diamo le strisce, voi scegliete per i vostri aerei i colori che vi interessano. Giunti a questo punto si ritagliano gli aerei uno per uno. Ok, fate questa cosa per il numero di volte necessario, quindi per arrivare ai bigliettini che dovrete fare. Ritagliati tutti gli aeroplani, mettiamoli da parte e invece ritagliamo l'interno dei bigliettini. E allora, come vedete, come vi ho detto già, la formula interna, ho scritto ti aspetto alla mia festa qui a scuola giovedì 8 novembre per divertirci a festeggiare il mio terzo compleanno, e poi la firma portata dall'aeroplanino come quello esterno e il francobollo. Userò le forbici con taglio a francobollo e andrò a tagliare. Ok, fatto, facciamo così su tutto. Adesso invece facciamo la bandierina che porta l'aereo. E allora, come vedete, con le forbici ho già qui tutto bello e stampato. Ritaglio un rigo, anche di questo file troverete la foto, quindi non vi preoccupate. Taglio al centro un mezzo centimetro in modo da fare le codine e congiungo da una parte e dall'altra. Prendo la fustella, inserisco, ok, qui, e clicco. E anche il bannerino vola alla mia festa, è pronto. Prendiamo il nostro cartoncino A4 e pieghiamolo esattamente a metà, nel senso naturalmente della lunghezza della parte più lunga. Schiacciate bene, aprite e ritagliate in due. Questi sono due bigliettini perché, guardate, adesso pieghiamo a sua volta in due. E il nostro bigliettino avrà questo tipo di apertura. Prendiamo un foglio di quadernone, quadri, righe, come volete, io questo, vedo un pochettino la lunghezza, vi calco la linea, oppure se volete prendete la misura, un po' più stretta da ogni parte. Fate anche di questo 25 bigliettini e mettiamo da parte anche questi 25 bigliettini e questi 25 bigliettini, tutti da una parte. A questo punto vado a farmi gli altri pezzettini. Gli altri pezzettini sono la casetta, che andiamo a fare insieme subito, e le nuvolette. Preso un pezzo di cartoncino, faccio da una parte una casetta con la scritta scuola, perché la festa si terrà a scuola, e dall'altra parte invece, quindi qui, faccio le nuvolette. Prendiamo la tratto pen e ripassiamo su tutto.
Riprendo l'azzurro e ripasso sul tetto, perché la scuola di Enzo è azzurra. E poi anche qua. E ritaglio. Ritaglio sempre tenendomi un po' più larga. Ed ecco qua, la nostra scuola bella e pronta. Adesso ritagliamo anche le nuvole, che però useremo dalla parte lucida. Ok, fatte le nuvole, vado a ripassare sui bordi. Adesso con il cartoncino ondulato verde facciamo un cespuglio. E allora li disegno dietro, e due, e anche di queste sagomine vi farò la foto, che ritaglio direttamente dal retro. Okay. Cespuglio e cespuglietto, perfetto. Siamo pronti per assemblare il tutto. Benissimo, prendiamo il nostro bigliettino. Prendiamo anche una parte interna. Il nostro piano da lavoro è con la colla stick, che è la migliore per questi lavori. Sporchiamo tutto il retro del foglio, ma dobbiamo sporcare la parte da appiccicare, non quella dove va appiccicato, eh? Ricordatevelo sempre. Apriamo il bigliettino e posizioniamolo ben bene. E voilà, guardate già che carino. Adesso prendiamo il foglietto a righe e facciamo la stessa identica cosa. Posizioniamolo. Fatto questo, cominciamo a costruire tutto il nostro bigliettino. Nuvole. Le faremo partire sempre dalla parte bianca, mai dal fondo rosso, ma sempre dal bianco, in modo da dare una sorta di quinta scenica, no, del nostro bigliettino, e una cornice che sarà separata e sarà superata solamente dal protagonista, che è l'aereo. Cominciamo subito. La prima nuvolina la appiccichiamo. Qui ci serve una colla più tenace. Uso o una Vinavil o un attaccatutto. In questo momento ho portata di mano l'attaccatutto. Quindi tac. L'altra nuvola invece la metto più in evidenza, quindi mi servirò di un pezzo di scotch spessorato, che è funzionalissimo. Guardate come funziona. Intanto si attacca sul retro della nuvola e qua rimane bello e spiccicato. Poi, solamente in un secondo momento, quando siete pronti per attaccarlo, spiccicate la parte di protezione, la pellicola di protezione, e andate ad alloggiarlo nel posto che desiderate. Ok, la seconda nuvolina la mettiamo invece più alta, con lo scotch, abbiamo detto, spessorato, e qui. Voilà, un po' che stacca dal fondo. Adesso dobbiamo appiccicare la scuola. La scuola invece la appiccichiamo attaccata al bigliettino. E adesso mettiamo anche i cespuglietti. Uno attaccato esattamente al fondo e l'altro invece un po' più esposto. Quindi attacchiamo lo scotch. Quindi questo lo attacchiamo ben bene, e il secondo invece qui un po' più fuori. Voilà, adesso manca il protagonista. Il protagonista deve stare molto fuori, quindi lo attaccheremo con due pezzetti di scotch. Vi faccio vedere. L'uno sull'altro deve essere proprio aggettante, quindi stacchiamo. Direi di posizionarlo qua, poi ognuno verrà posizionato anche in maniera un po' differente, ovviamente. Stacchiamo l'altra pellicola, ma aspettiamo prima di attaccare l'aereo, perché dobbiamo prendere il nostro nastrino, bannerino, infilare così, guardate, a U, stringo, infilo,
e faccio passare, allargo l'occhiello e faccio passare i capi all'interno dell'occhiello, così, e tiro. Ok, tiro abbastanza, mi rendo conto dove voglio arrivare, penso che vorrò arrivare qui, quindi taglio l'eccesso dei fili e li vado proprio ad applicare sullo scotch in modo che rimanga attaccato tutto ciò e metto un puntino di scotch spessorato anche sul bannerino qui dietro, tac, così, ma lo attaccherò solo dopo. Prendo l'aereo, lo inserisco e lo appiccico, stacco l'ultimo pezzetto, decido dove voglio che vada a finire, qui esattamente, e il mio bigliettino è finito. Eccolo qui, vola alla mia festa! E l'invito è bello e pronto per essere consegnato nelle mani di un bambino che lo riceverà veramente veramente divertito. Come vedete, anche a vederlo è tutto pulito, ordinato, troverete tutti i pezzi che lo compongono all'interno del mio album di Facebook, i parti di arte per te, quindi questi saranno schemi, bigliettino aereo, e buon divertimento sia nella creazione della festa che alla festa dei vostri bimbi. Vi lascio le foto e noi ci vediamo di là. Naturalmente dovrete avere un programma di fotografia che vi aiuti, un programma al computer di grafica che vi aiuti alla creazione delle paginette interne. Basta anche solo Word, però io ne conosco qualcuno online. Se vi può interessare conoscere quello che uso io, potrei farvi anche un tutorial su come utilizzare anche questi programmi, che tra l'altro sono anche free, quindi ci si può accostare sia gratuitamente che pagando un piccolo abbonamento annuale, 30 euro l'anno, e si hanno tutte le potenzialità. Mentre con la fruizione gratuita si ha un 50% delle potenzialità, che vanno già più che bene per quello che dobbiamo fare noi. Quindi se vorrete io potrei farvi anche un tutorial di questo tipo per le soluzioni grafiche, le scritte e via discorrendo. Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Come vedete il bigliettino è delizioso, ha in sé tutti quelli che sono gli elementi della scuola, con le pagine del quaderno, dell'aereo, della festa, della gioia e del divertimento. Enzo era felice, non voleva dargli non ne voleva dare neanche uno ai suoi compagnetti, poi alla fine l'abbiamo convinto con la maestra e li abbiamo distribuiti. Adesso questi aerei volano nelle case di tutti i compagnetti di Enzo. Se vi sono piaciuti, mi raccomando, condividete il video, lasciatemi un bel pollice in su e lasciate tanti commenti qua sotto, richieste su quello che vorrete vedere per le vostre future feste. A me non rimane che rimandarvi al prossimo video, vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, arrivederci! Se vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, condividete e lasciatemi tanti tanti commenti qua sotto. Passa l'aereo, no, l'elicottero, mi piace lo stesso.